Marcello Tarantino, un due pari, figlio soprattutto del vostro ordine difensivo e dei buoni contropiedi sfruttati nel primo tempo. Sì, sicuramente questo è il nostro gioco, stare chiusi dietro, ripartire forte in contropiede. Il primo tempo l'abbiamo chiuso in vantaggio, chiaramente poi l'Aprilia è venuta fuori la distanza e tutto sommato penso che sia un pareggio giusto per la partita, per quello che si è visto. Una squadra, quella vostra, che sta comunque migliorando partita dopo partita. È una squadra che con vecchie glorie, tra virgolette, e due o tre innesti giovani che ancora però stentano ad inserirsi, quindi dobbiamo ancora capire bene quale sarà poi il ruolo durante l'anno. Però ecco, il primo punto che esce siamo comunque soddisfatti. Migliore in campo il vostro portierone, sei d'accordo? Sicuramente Silvio oggi ha fatto veramente quello che uno si aspetta da un portiere, forse anche qualcosa in più. Diciamo che soprattutto il secondo tempo è stato protagonista. Simone Petraccini, primo tempo di grande volontà, però forse troppi errori di misura. Loro ne hanno approfittato, si sono portati sul doppio vantaggio, poi però grande reazione. Sì, inizialmente abbiamo sbagliato vari interventi difensivi e piano piano la squadra è riuscita a crescere e abbiamo riagguantato il risultato. È un passo avanti o forse no questo pareggio interno? Come la vedi? Ma è un passo avanti, cioè diciamo che siamo rimasti sulla stessa linea di sempre, abbiamo sbagliato solo alcuni minuti inizialmente. Andrea Argentini, forse il risultato è giusto questo 2-2, perché nel primo tempo qualche errore di misura, soprattutto nelle misure difensive, nei tiri in porta, però poi grande carattere e potevate anche vincerla. Sì, il primo tempo è stato un po' così, diciamo. Il secondo tempo siamo venuti fuori, sono contento per i ragazzi, secondo me meritavamo di vincere, però anche loro sono una buona squadra, ben preparata. Il portiere loro, Silvio, è un grandissimo portiere, anche un amico, stasera l'ha parate tutte, soltanto da fare i complimenti. Comunque sono contento per i nostri ragazzi che stanno tirando fuori il carattere, stiamo prendendo la strada giusta, piano piano. Qualche rimpianto per quel rigore fallito, magari col senno del poi? Se entrava la palla forse sarebbe andata diversamente, però come dici tu, col segno purtroppo il calcetto è anche questo. Per chiudere, un bilancio fino a questo momento della PR, come sta andando il percorso di crescita? Allora, secondo me stiamo crescendo molto, abbiamo perso venerdì scorso, meritavamo di vincere, secondo me abbiamo fatto la migliore partita che abbiamo fatto finora, anche questa sera trovo un po' di pecche nel primo tempo, dobbiamo migliorare soprattutto con l'atteggiamento inizio partita, poi del resto non c'ho nulla da dire, bravi tutti i ragazzi.